Ciao a tutti, io sono Loris98 e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale. Allora, già dalla location state capendo dove siamo, ragazzi. Già dalle montagne là in fondo si capisce. Allora, quest'oggi, ragazzi, torniamo alla Swiss Miniature di Melide per questo secondo evento del 2024. Una nuova inaugurazione, un nuovo treno, un nuovo modello. Inaugurazione del treno BLS Mika. Inaugurazione a partire dalle ore 14:30 con l'accoglienza degli invitati. Lì alla Swiss Miniature di Melide, ragazzi, secondo appuntamento del 2024, secondo modello dopo il treno delle 100 valli di Gezzina. Oggi secondo appuntamento con l'inaugurazione del treno BLS Mika, un altro nuovo treno quindi che verrà aggiunto qui a Swiss Miniature insieme a quello della ferrovia delle 100 valli di Gezzina. E quindi oggi siamo qua appunto in onore dell'evento. Saremo anche in compagnia di Swiss World TV per fare il servizio del nuovo treno, inaugurazione del nuovo treno BLS Mika, secondo treno qui alla Swiss Miniature di Melide insieme a quello della ferrovia del treno storico del 100 valli di Gezzina, che è stata inaugurata il 25 di marzo. Adesso aspettiamo un attimo qui all'attesa e poi entreremo dentro per scoprire questo nuovo modello qui alla Swiss Miniature di Melide, ragazzi. Secondo appuntamento, quindi ci vediamo dopo. Procediamo. È la fondatrice del parco nel 1959 da Pierre Rousignet, poi gestito dal figlio, oggi presidente, Dominique, e adesso abbiamo il nostro quale direttore. Una cosa che mi ha fatto un po' colpito, ora c'è un piccolo amico. Allora, chi vuole seguire? Volete fare il piano? Eccoci qua con Renato. È così, dai, i miei treni. I treni, eccoli qua. Oh, il vagone. Vai là, vicino, insieme. Vai là. Va bene, va bene. Vai là. Visto che abbiamo inaugurato un BLS, teniamo il vagone omnibus. Tu non l'avrai mai preso questo vagone. Mi sì. Qualcuno della mia età se lo ricorda, perché fino agli anni 90 giravano ancora. Bella. Era il treno che faceva da paese a paese, il treno di Asta.
fermava tutta l'estate. Questo è il vagone della posta. Ha sostituito il filo. Sostituito dal filo. Ecco. Qua abbiamo sempre una locomotiva, sempre della BLS, che è ancora in fase di costruzione. La caratteristica di quella locomotiva qua, qualcuno che è appassionato di ferromodalismo la conosce, perché faceva, tirava sia merci che passeggeri sulla linea dell'Oechsle. Ah, cambiava la parte sopra. Questo qua ancora le ruote tutte raggiate, anche qua abbiamo messo le ruote raggiate. Come tutte le locomotive prima degli anni 70, avevano tutte le ruote raggiate, dopo sono state fatte più piccole e piene, di più facile costruzione le ruote. Queste ruote sono fatte in ghisa, noi per sostituire queste ruote dobbiamo scaldare un pezzo, tornire l'anello esterno. L'anello esterno è questo, scaldarlo va su a caldo, poi si raffredda il pezzo, si blocca dentro sull'anello in ghisa, poi viene tornito. Come in realtà? Come in realtà, sì, sì. Così. Non l'abbiamo fatto l'altra volta. Allora, eccoci qua. Dopo l'inaugurazione di questo treno qua della ferrovia Centovallina-Vigezzina, oggi è stato inaugurato anche il nuovo treno BLS, che adesso andremo a beccarlo perché non so sinceramente dove sia. Comunque questo è quello della ferrovia Centovallina, inaugurata al 25 di marzo. E adesso quindi, come detto, andiamo a recuperare il treno BLS, ragazzi, perché quello che interessa a noi oggi non è questo. Questo è il 25 di marzo, è stato inaugurato. Poi c'è anche la freccia rossa di qua. Andiamo a recuperare il treno BLS.
Qui vediamo anche il Trans Europe Express, fermo qua. Deve solo partire il treno BLS. Eccolo! La partenza ufficiale del BLS. Se pizzai lui si interna. E voilà! E il BLS al va. Andiamo va. A vederla. Un'altra angolazione. È lui il protagonista di oggi, ragazzi. Treno BLS mica alla stazione di Rottenburg, di Burdorf. Quello è partito, ragazzi. Adesso arriva anche quell'altro verde. Visto la partenza ufficiale, adesso arriva anche quello che ci ha presentato prima Renato Bernasconi, il vagone, eccolo di quello giallo, vecchio vagone. E voilà, vedi, qua c'è sempre la stazione di Blausé con il treno storico della BLS che è dall'altra parte, dall'altro lato. C'è quello cargo là in fondo, ecco, c'è il treno BLS vecchio storico, quello bianco e blu. Vecchio treno storico. E di qua arriva anche l'altro, quello verde. Edizione. Prima di staccare la linea. Ma vedi che al bacco. Ma che riesce di qua? Bene, e da questo treno storico della BLS praticamente è davvero tutto. Avete visto chiaramente quello nuovo, quindi noi concludiamo con questo treno storico della BLS, quello bianco e blu, che sono qua per fare praticamente le foto. Da Swiss Miniature, ragazzi, è veramente tutto. Questa volta chiudiamo qua all'interno, quindi alle 98 commentate, lasciate sentire anche se siete al canale, quindi è un tema molto importante. E noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Da Swiss Miniature e da BLS è veramente tutto. Un saluto e alla prossima. Ciao!